I ragionamenti, grazie a tutti, grazie mille, ci rivediamo qui in quest'aula, per la sessione finale tra poco. Grazie Rossella. Ladies and gentlemen, signore e signori, stiamo per aprire la seduta di chiusura, la seduta finale di questo evento. Pertanto siete pregati di prendere posto. Thank you very much. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. Lombardia e la presidenza italiana per l'organizzazione di questa conferenza e anche per l'ottima ospitalità. Molto grazie. So, you are all very... Benvenuti, un caloroso benvenuto a tutti alla seduta di chiusura di questo evento. Da parte dell'Unione Europea, della Commissione Europea vorrei esprimere la nostra grande felicità nel vedere l'impegno di tutti in questo evento e anche vogliamo ringraziarvi anche per i contributi che avete dato nella fase di preparazione alla conferenza. Si parla di addirittura 400 contributi, il che dimostra quanto sia importante e fondamentale questa strategia. Ieri abbiamo avuto delle forti affermazioni politiche dai presidenti delle regioni, dai rappresentanti dei ministeri degli affari esteri, così come dal commissario europeo per la politica regionale, la signora Cresu. Riassumeremo alcune delle sue affermazioni. Lei ha dichiarato che quando si tratta di mettere in atto l'impegno della Commissione è molto importante concentrarsi su obiettivi comuni che siano davvero misurabili nella macroregione. In questo senso una strategia macroregionale può davvero svolgere un ruolo fondamentale nel migliorare la competitività, la connettività e l'appeal e nell'aumento di una nell'ambito di una crescita più inclusiva. Da parte della Commissione questa è la quarta strategia macroregionale alla quale abbiamo lavorato. La prima è stata quella baltica, che è stata già citata, è stata lanciata nel 2009. La seconda è arrivata nel 2011, quindi 2 anni dopo, quella del Danubio. E la terza è stata lanciata soltanto 2 settimane fa a Bruxelles, quando abbiamo avuto l'occasione di lanciare la strategia ionica e adriatica tra l'Italia e la Slovenia, alla quale partecipano sia l'Italia che la Slovenia. Cosa possiamo imparare dalle strategie precedenti e dal lavoro dei nostri colleghi? Forse possiamo darvi qualche consiglio da parte della Commissione che voi potete analizzare. La prima cosa è apprendere dalle buone prassi dei nostri colleghi e cooperare strettamente con loro. Abbiamo già avuto diverse esperienze in questo senso nel corso degli anni. È importante anche imparare dagli errori compiuti dagli altri, per esempio nella strategia baltica e quella del Danubio. E se posso dire qualcosa, evitate di discutere troppo e cominciate davvero a fare qualcosa. A volte ci sono un po' troppe priorità che vengono selezionate per le varie strategie, il che in passato ha portato alla diluizione delle risorse e al ritardo nei fondi. Quindi se c'è un consiglio che posso darvi davvero da parte della Commissione, che è stato citato anche ieri, cercate di concentrarvi sull'essenziale, non abbiate troppe priorità da considerare. Il secondo consiglio è cercare di allineare gli obiettivi delle politiche con i fondi che abbiamo a disposizione.
nel quadro per il 2014-2020 per i fondi europei di investimento e strutturali abbiamo compreso già, abbiamo incluso la strategia macroregionale in questi fondi, quindi gli Stati membri hanno un'ottima opportunità di allineare le politiche nazionali e regionali per mobilitare i fondi e ottenere dei risultati concreti. Per quanto riguarda i fondi europei è fondamentale che i programmi operativi siano allineati per al servizio delle priorità tematiche della strategia e parlerò dei fondi europei strutturali e di investimento perché sono l'argomento di cui si parla di più. Cercate però di pensare anche ad altre fonti di finanziamento. Ci sono altre fonti europee di finanziamento, abbiamo programmi come Horizon, COSME, LIFE che dovrebbero sostenere l'attuazione della strategia. Abbiamo anche la Banca Europea degli Investimenti e altri istituti finanziari internazionali che potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel sostegno all'investimento della strategia macroregionale. E inoltre ci sono anche altri tipi di finanziamento regionale e nazionale che potrebbero anch'essi andare a sostegno dell'attuazione della strategia. Quindi se riuscite a pensare a tutte queste diverse fonti di finanziamento, ritengo che ci sia per voi abbastanza materiale da cui cominciare. Tutti i programmi principali dei fondi strutturali di investimento europei possono andare a sostegno della strategia per la regione alpina e lo possono fare nei propri paesi, ma anche al di fuori del loro territorio, il che è un punto fondamentale da ricordare. Per cortesia, trasmettete questo messaggio a tutte le autorità, perché è davvero importante pensare anche a questo punto. La cooperazione principale nei programmi è un buon metodo per riuscire a ottenere una gestione più efficiente. Bisogna sempre cercare di trovare delle soluzioni che creino un maggior valore aggiunto. Quali saranno i prossimi passi? Innanzitutto, da parte della Commissione, sicuramente prenderemo in considerazione tutti i contributi che abbiamo ricevuto durante questo lungo periodo di consultazione e che provengono anche dalla discussione di oggi. Prepareremo due documenti, una comunicazione e un piano d'azione e tutto ciò avverrà nel giro di 6 mesi. Nel giro di 6 mesi, quindi entro giugno 2015, i documenti saranno pronti. Una volta che questi documenti saranno adottati dalla Commissione, verranno trasmessi al Consiglio e al Parlamento, al Comitato delle Regioni e al Comitato Economico e Sociale Europeo. Con il supporto del Consiglio Europeo, speriamo entro l'autunno prossimo, seguirà quindi l'attuazione concreta. Grazie a tutti. Volevo dire soltanto questo per introdurre la seduta di adesso. Adesso abbiamo a disposizione circa un'ora durante la quale potremo ascoltare quali sono stati i risultati degli workshop e andare avanti anche con la presentazione del vicepresidente della commissione della DG Regio Norman Poppens e anche rappresentanti delle autorità regionali lombarde. Vorrei ora invitare sul palco con me i facilitatori dei 3 workshop, Jean-Marc Veninou, Marco Onida e Fritjof Elm. Tutti loro hanno lavorato duramente con i nostri colleghi italiani per garantire il buon risultato di questa conferenza e vorrei cominciare dando la parola a Jean-Marc, che è stato il facilitatore del primo workshop, ovvero guidare una crescita innovativa. Prego Jean-Marc. Grazie Elena. Ladies and gentlemen. Grazie Elena, buongiorno signore e signori. Come detto, sono stato il facilitatore del primo workshop responsabile per il primo pilastro della strategia futura, che riguardava la possibilità di migliorare la crescita e la prosperità nella regione alpina. Ad essere onesto, sono stato davvero fortemente colpito, innanzitutto da un risultato fondamentale, cioè c'è un amplissimo consenso sulle problematiche da affrontare. Ho lavorato anche ad altre strategie macroregionali in altre parti d'Europa e credo che sia la prima volta che vedo esprimere tutte le opinioni nella stessa direzione durante una conferenza, il che promette molto bene perché
costituisce un'ottima base, un ottimo fondamento per l'ulteriore lavoro che faremo insieme per la nostra cooperazione. Primo pensiero. Secondo pensiero, seconda idea, è stato detto anche molto chiaramente che il potenziale di queste regioni è altissimo. Siamo lungi da un iniziare da zero, c'è un grosso potenziale in termini di innovazione, innovazione tecnologica nell'organizzazione. C'è un grande potenziale anche in termini di dinamismo economico, esistono già delle reti, dei cluster, ci sono già centri decisionali funzionanti, centri di ricerca, eccetera. C'è già quindi un'ottima base per lavorare insieme. Ci sono però anche delle difficoltà che sono state identificate chiaramente, per esempio le difficoltà dal punto di vista demografica, con i mutamenti demografici, i mutamenti climatici, il problema delle barriere linguistiche, è sempre ricorrente nelle nostre regioni d'Europa, e è stata anche espressa la necessità di una migliore innovazione sociale. Questa è un po' la diagnosi iniziale della situazione nelle regioni in oggetto. Ma tutte queste opinioni sono state espresse in modo molto dinamico, con un'impostazione molto dinamica, che si potrebbe tradurre forse nell'espressione trasformiamo queste difficoltà, queste sfide in un potenziale e partiamo da quel potenziale per costruire qualcosa. E credo che ci sia uno strumento ottimo, EUSALP, che può aiutare a definire la strada e la rotta per le amministrazioni della regione. E come ha detto uno dei partecipanti, non è nemmeno necessario reinventare la ruota, perché già abbiamo tutti gli ingredienti in queste regioni per prendere questa strada, per migliorare ulteriormente la vita dei cittadini di queste regioni. Abbiamo tanti strumenti, programmi, sistemi di finanziamento che sono stati citati, naturalmente COSME, i fondi europei, già accennata anche Elena, questo, ci sono tante reti, le reti europee per esempio delle imprese. La sfida che ci aspetta è quella di riuscire a utilizzare tutte queste risorse in modo intelligente. E anche qui, trasformare quest'ultima grande sfida in un potenziale. Qual è questa sfida? Quella di migliorare la cooperazione. Come passare da un modus operandi, modus anche di pensare mirato semplicemente ai singoli paesi, alle singole regioni, ad un contesto invece interregionale. Come riuscire a utilizzare tutte queste risorse, tutto questo potenziale, farlo fruttare e coordinandolo meglio, con un'impostazione transnazionale, internazionale, che sarà supportato ed aiutato dalla strategia alpina. Abbiamo identificato una serie di aree e di temi su cui bisognerà lavorare insieme, che li ho elencati brevemente all'inizio. Siamo fiduciosi nel grande potenziale di questa regione. Quel che rimane da fare è come. Come facciamo insieme a cooperare per raggiungere questo obiettivo? Da un certo punto di vista è molto semplice, ma è anche la prima volta che si fa una cosa del genere. Da ultimo, non meno importante, credo che questo sarà il mio ultimo intervento. Un'altra cosa è stata detta da tutti: dobbiamo essere rapidi. E uno dei problemi delle altre macro regioni è stata la mancanza di visibilità. Noi dobbiamo agire su questo, dobbiamo spiegare qual è il potenziale a tutti i cittadini, dobbiamo cercare di capire come dare vita concretamente e rapidamente a questa iniziativa, per esempio sviluppando due o tre progetti, due o tre piattaforme chiave per la cooperazione che indichino la rotta del cammino comune che faremo insieme. E sulla base di quanto è stato detto nei workshop sono state fatte per esempio delle proposte come unire le regioni che operano sulle strategie intelligenti. Cerchiamo di unire chi lavora già, chi è già attivo nello stesso settore operativi. Mi scuso, mi sto dilungando un po', ma chiudo.
Dobbiamo cercare di capire come dare maggiore visibilità a una piattaforma già esistente, per esempio per i ricercatori e per le PMI. Ecco, qualche progetto molto ben visibile che dia un po' un'idea della strategia futura. Tutte queste idee sono emerse e sono estremamente arricchenti nel corso del nostro dibattito. Grazie. Grazie, effettivamente è davvero difficile tenersi ai pochi minuti che ci sono dati. Abbiamo però altri due workshop, quindi mi rivolgo adesso a Marco Onida, che ci racconterà cosa è successo nel secondo workshop, collegare le regioni. We had a very lively workshop on Trump. Grazie Elena, sì, è stato un incontro davvero molto vivace sui trasporti e la connettività. In linea generale diciamo che ha confermato le priorità e il modo di orientare i lavori già evidenziati dalla commissione del documento consultivo. Peraltro sono emersi una serie di punti in modo molto netto che dovranno essere tenuti presenti nelle fasi successive del processo. Innanzitutto la necessità di concentrarsi in particolar modo sulla popolazione. È stato detto, dobbiamo pensare le politiche di trasporto non solo per le merci, ovviamente, ma anche per le necessità delle persone. Allo stesso tempo, l'ambiente montano non permette la costruzione di troppe arterie. Bisognerà quindi puntare molto sulla sostenibilità in tutti i settori, per ferrovie e strade. Bisognerà riuscire a utilizzare meglio tutte le risorse. Sono stati fatti ottimi esempi, per esempio, quanto a investimento sulle strutture di transito, senza pensare all'impatto da un punto di vista logistico sui grandi nodi, perché se si fa un bel tunnel ma non si pensa alle necessità dei nodi e delle metropoli lungo quell'asse, non c'è efficienza nella pianificazione. Mi spiace che non vedo il timer, quindi correrò un po' e speriamo di rispettare i tempi. Sono tante le necessità da ricordare, questo è emerso più e più volte, per esempio le ferrovie locali, che non sempre rendono, sono redditizie, ma che devono essere ricordate, tenute presenti. Bisogna pensare alla mobilità in senso lato, non solo in termini di strada, gomma, ferrovia, ma per esempio anche delle piste ciclabili. Due interventi hanno ricordato quanto è importante l'utilizzo della bicicletta nelle regioni alpine, il car sharing, con una serie di misure semplici, le soft measures, per esempio i sistemi integrati per i biglietti dei mezzi di trasporto. Ancora, l'integrazione tra il trasporto e gli altri pilastri di EUSALP è un altro aspetto fondamentale. Si teme un po', è stato detto, che ci si concentri sulle infrastrutture senza pensare alle ripercussioni del trasporto sugli altri pilastri. Anche questo va tenuto sempre presente. Quarto aspetto di cui è stato detto, l'importanza degli investimenti internazionali, non solo per i trasporti, ma anche per gli investimenti, soft investment, per esempio nelle TIC, poi migliore promozione delle risorse e incentivi esistenti per gli assegni già messi a disposizione dall'Unione Europea negli investimenti su piccoli progetti e di banda larga. Beh, questi assegni sono sostanzialmente ignorati nelle valli e invece dovrebbero essere ricordati e sfruttati. Da ultimo, non meno importante e anzi calza molto bene per quel che riguarda le priorità da dare alle persone, molti hanno ricordato che tutti questi investimenti, tutti questi servizi devono servire a migliorare la qualità della vita. Il trasporto e la connettività non possono essere fini a se stesse, devono mirare invece a migliorare i servizi forniti nella regione alpina, in particolar modo nelle valli più remote. E tanto più quando si parla di apprendimento, istruzione, servizi sanitari. In questo senso trasporto e connettività devono essere al servizio della popolazione per ridurre anche la necessità di spostarsi fisicamente, contribuendo così anche a migliorare la sostenibilità. Grazie. Grazie Marco. Ora passiamo la parola a Frigio Felm, che ci presenterà i risultati del terzo workshop che riguardava l'ambiente e la promozione di una gestione sostenibile delle risorse naturali. Una bella sfida. Had quite a fruitful discussion in our workshop and
Grazie, abbiamo avuto una bella discussione molto fruttuosa nel nostro workshop. Ovviamente abbiamo dovuto affrontare una bella sfida. Ci siamo posti tre obiettivi. Angus Kellerman, il nostro esperto, ha parlato di qual è la sensazione del pubblico. Poi abbiamo voluto innalzare la consapevolezza della popolazione rispetto all'energia e l'ambiente, questo rapporto, e poi per fare un piano d'azione per la comunicazione su questo argomento. E poi tutto il workshop aveva un obiettivo principale, era di vedere se il nostro documento principale aveva stabilito le priorità corrette, oppure se dopo aver fatto la valutazione della consultazione pubblica si sarebbero dovute fare dei cambiamenti, anche minimi, che andassero in direzione contraria rispetto alla bozza. Abbiamo quindi individuato tre punti che andavano modificati lievemente. Il primo è che per quello che riguarda per l'ambiente si è parlato del terreno. È chiaro che queste risorse incredibili, naturali nell'ambiente alpino, che consistono proprio del terreno e dei minerali che vi sono nel terreno, debbano essere argomenti di cui si deve discutere di più di quanto non si è fatto finora. E poi dovremmo parlare ancora un po' delle esigenze che ci pone il cambiamento climatico. In alcune zone i ghiacciai sono di fondamentale importanza per quello che riguarda i fiumi, il Po, visto che siamo qui in Italia, e quindi bisognerebbe tenere conto di tutto questo argomento nel suo insieme. E poi per quello che riguarda l'energia, sono rimasto molto colpito del fatto che ci sono 700 progetti comunali o municipali in Francia che trattano di acqua, biomassa e eolico. Sono di piccole dimensioni, ma devono essere realizzati nonostante questo. E anche questi piccoli comuni devono farsene carico, e anche per l'energia dunque verifichiamo che l'approccio deve essere bottom up, perché deve arrivare proprio al livello più basso dei comuni nonostante pensiamo che il problema dell'energia sia un problema di grandi dimensioni. Allora, per amore di risparmiare il tempo, mi fermo qui e attendiamo le vostre risposte. Grazie, siamo stati un po' severi con il tempo perché vorremmo avere almeno 10 minuti di discussione con voi del pubblico, e allora mi recherò giù dal palco e vi chiedo se avete delle domande o delle dichiarazioni particolari che volete fare. Abbiamo una ventina di minuti prima di invitare il prossimo relatore sul palco. Ci sono dei colleghi con i microfoni e ve li possono porgere. Se desiderate parlare, alzate la mano, dite chi siete, la vostra affiliazione, a quale organizzazione appartenete, e poi fate il vostro commento. Prego. The same before Marco Zanella. Only one question. Soltanto una domanda che non ha molto a che fare con l'energia, ma comunque il consumo energetico significa anche strategie di isolamento termico, come pure nuove strategie per l'edilizia. Yes, I totally. Sì, no, sono assolutamente d'accordo con lei.
Ciò fa parte della consultazione pubblica, ovvero che occorre porre attenzione all'intero comparto dell'edilizia. Infatti questa è una delle questioni che è emersa a seguito della consultazione pubblica. Finora abbiamo potuto sviluppare soltanto tre progetti concreti. Ad esempio il rappresentante dell'Università di Zurigo ha detto che queste tre aree di intervento potrebbero già essere sufficienti, nel senso che se riusciamo a raggiungere l'eccellenza in queste tre aree andremo sicuramente incrementare la nostra attenzione proprio su questo comparto, il comparto dell'edilizia. Qualche altro commento? Ci sono delle altre domande da parte del pubblico? Sì, prego. I know what he's going to ask for you, probably. Sergio Reolon, consigliere della Regione del Veneto. Pongo un problema che Onida ha già colto e ha ben illustrato, però penso che sia giusto porlo più in generale. È vero che la strategia macro regionale alpina comprende un territorio molto vasto di 70-80 milioni di abitanti, ma mi sembra che il fuoco vada posto sul territorio alpino e sulle popolazioni alpine. Allora, in tutti e tre gli interventi conclusivi, in nessuno dei tre interventi conclusivi, si è posta la questione che il nodo centrale dei territori alpini è lo spopolamento che stanno vivendo. Quindi l'obiettivo primo di qualsiasi politica europea deve essere il contrasto allo spopolamento dei territori alpini, perché la montagna non abitata cadrà sulla testa delle metropoli. Oppure, diciamolo in altra maniera, se la montagna non è abitata e quindi non è curata, le metropoli saranno allagate come stiamo vedendo in questo periodo. Allora io credo che l'obiettivo primo di qualsiasi politica europea debba essere questo. Okay. Thank you very much. A comment. Grazie mille. Sì, sicuramente un commento che ha trovato il consenso di molti. Prego. Sì, volevo soltanto aggiungere una parola. Abbiamo bisogno di coordinare meglio le nostre risorse e l'utilizzo delle risorse dal punto di vista della connettività anche. Infatti ho detto al termine del mio intervento che dobbiamo concentrarci sulla qualità della vita e l'intento era quello di enfatizzare il fatto che in assenza di qualità della vita, ecco che i locali, le popolazioni locali, i residenti abbandonano le aree montane. Ecco perché dobbiamo cercare di mantenere in vita queste aree, dobbiamo fare in modo che ci siano risorse per gli studenti, non devono essere considerate soltanto come delle destinazioni per turismo, ad esempio, destinazioni turistiche, perché questo spopolamento è una questione di grande urgenza. Un'altra domanda? Thank you very much, Sabrina. Secondo i risultati della consultazione pubblica, il primo obiettivo, proprio il primo in assoluto, è stato indicato come quello di sbloccare il potenziale creativo nello sviluppo di prodotti e servizi che si basano sulle risorse naturali e culturali. Ecco, questo tema della creatività, secondo me, oggi non è uscito a gran voce nei nostri lavori, invece è un tema interessante. Da una parte incoraggiare lo sviluppo e anche la stabilizzazione di comunità di creativi potrebbe risolvere in parte il tema dello spopolamento, in parte potrebbe dare soluzioni interessanti che risolvano questo cosiddetto conflitto tra un'economia ricca e vitale e un'economia sostenibile. La creatività mette insieme queste due cose. Abbiamo molti esempi in Europa e anche in Italia di territori abbandonati che grazie a comunità di creativi hanno ripreso vita. Nel 2019 Matera sarà la capitale europea della cultura, eppure fino a pochi anni fa era una città abbandonata.
Quindi io auspico che ci siano delle azioni sviluppate in questo senso. Nell'ottica anche indicata dal commissario, il programma Europa Creativa potrebbe fornire una risorsa finanziaria interessante per sostenere queste azioni. Grazie. Okay. Molto grazie. Jean-Marc, It was part of the discussion we had in the innovation. Sì, questo è stato fatto parte della discussione che abbiamo fatto nel workshop sull'innovazione. Quello che abbiamo che cerchiamo di fare è di prendere tutte queste proposte, queste opinioni. Ci possono essere degli interessi conflittuali fra alcune cose e alcune proposte ed altre. Allora, la strategia è proprio lì per verificare che tipo di collegamenti ci possono essere fra quelle economie che hanno bisogno di essere basate su approcci di carattere creativo, il bisogno di migliorare le relazioni sociali che fa parte della dimensione dell'innovamento e dell'innovazione. Non si contrappone certamente all'innovazione tecnologica, bisogna proprio cercare di trovare il giusto equilibrio fra le attività creative, gli approcci creativi in un ambiente innovativo più ampio, diretto alle aree più remote e avvicinarle a zone che sono più abituate a delle forme organizzative più densamente sociali. Questo è il ponte che cercavamo di creare. Thank you very much. One last... Grazie, un'ultima domanda prima di continuare con il nostro programma. Grazie. Paolo Angelini, Ministero dell'Ambiente. Paolo Angelini from the Ministry for the Environment. Alla nascita del progetto EUSALP sin dall'inizio, e quello che a mio avviso in questo momento deve richiamare un po' l'attenzione è che questo nuovo strumento di EUSALP è uno strumento importante per favorire la cooperazione tra chi vive in montagna, chi vive in pianura e chi vive in città. È questo il nuovo approccio rispetto a quella che poteva essere la Convenzione delle Alpi o di alcuni strumenti finanziari. Dobbiamo essere convinti che chi vive nelle Alpi non deve vivere isolato rispetto a chi vive in pianura, in città, e deve avere possibilmente le stesse opportunità. Solo così possiamo garantire che ci sia un appeal, che ci sia un'attrattività per tornare a vivere in montagna e presidiare il territorio. Quel territorio che fornisce servizi ecosistemici fondamentali, fondamentali per chi vive in pianura e in città. Quindi ci deve essere uno scambio di servizi tra chi vive in montagna e chi vive in città e in pianura. Ci sono esempi purtroppo che non ci dicono che le cose vanno così. Nel territorio italiano, facciamo un esempio che abbiamo avuto modo di analizzare in Convenzione delle Alpi, sopra gli 800 metri vivono 500.000 di persone. Queste 500.000 di persone hanno un bassissimo accesso a internet, solo il 12%, e attraverso ADSL e non banda larga. Come si può immaginare che in un mondo di globalizzazione chi vive in montagna debba fare anche una scelta di essere un eremita? Non può essere questo l'appeal. Bisogna dare la possibilità, qui ci sono sindaci, c'è il sindaco di Ostana che recentemente è stato molto contento di dire che nel suo comune c'è stata un'inversione di tendenza, sono nati 3 bambini, e questo è un motivo di grande entusiasmo per un paesino che vive a 1400 metri. Ma subito dopo si pone il problema: ma questi ragazzini come cresceranno? Dove cresceranno? Con quale tipo di formazione? Allora è questo che la politica deve fare, deve porsi come problema, e solo quando riusciremo a dare garanzie di pari opportunità a chi vive in montagna, saremo certi di poter fruire di quei servizi ecosistemici che la montagna fornisce a un ampio territorio europeo. Uno studio bavarese ha messo in evidenza qualche anno fa che il territorio intorno all'arco alpino è di gran lunga il territorio più industrializzato, con la più alta capacità innovativa,
con la più alta densità di popolazione e con il più alto PIL d'Europa. Questo è legato al fatto che molti anni fa un servizio ecosistemico come quello dell'acqua e della forza motrice ha concesso e ha dato opportunità a chi viveva nel territorio a valle delle Alpi di svilupparsi industrialmente, una forza motrice importante. Allora, se questi servizi possono essere garantiti ancora e a chi vive nelle Alpi è riconosciuto questo valore aggiunto, noi possiamo sicuramente contare sul fatto che potremo continuare a svilupparci in un'Europa che sia più unita di quello che appare oggi. Grazie. Thank you very much. Grazie, grazie molte per questa affermazione che secondo me ha presentato anche una visione di come dovrebbe essere vivere nelle regioni alpine. Se c'è un'altra domanda, forse abbiamo tempo. Non voglio impedire a nessuno che voglia aggiungere qualcosa o abbia una domanda da porci. Prego. Io vorrei solamente rispondere ad uno dei problemi che è stato citato, circa i 1000 metri. Per favore, si può presentare in modo... Mi chiamo Robert Heytrek e lavoro per la DG Connect. E uno dei problemi che sono stati citati adesso è la divisione, il divario digitale nelle zone montane. La soluzione che ho presentato nella sessione 2 è il collegamento satellitare. L'infrastruttura esiste, si può ordinarla immediatamente, andare sul sito, sì che si trovano i provider per la regione, per il paese. Ci sono molti provider, non ce n'è solamente uno per paese, e questo può portare la banda larga in montagna domani. E se avete bisogno del denaro per sostenere affinché le persone acquistano il modem o la parabola satellitare, sono 400 euro all'inizio, si può utilizzare lo schema dei voucher, dei buoni, che è stato citato anche dagli altri colleghi, e questo è un sussidio statale per la struttura. Quindi questo problema diciamo che è stato più o meno risolto. Grazie. Grazie quindi a tutti voi. Se avranno problemi con la banda larga, abbiamo qui un collega della Commissione europea, della DG Connect, al quale rivolgersi. Adesso vorrei continuare con la nostra sessione oggi. Voglio chiedere ai miei, voglio ringraziare sentitamente i tre colleghi per il contributo che ci hanno dato oggi. A questo punto, con piacere, voglio invitare il signor Nomas Popper per il suo discorso conclusivo. Normund Poppens, vice direttore generale della DG Regio. Grazie. Grazie Elena. Ho questo grande onore e dovere di chiudere questo evento, che è anche un aspetto negativo per certi versi, perché quello che io dirò è già stato detto precedentemente, quindi cercherò di essere estremamente conciso, visto che i miei colleghi hanno lavorato con voi molto intensamente nel corso di queste due giornate, e ritengo che sia un grosso contributo il nostro lavoro comune per redigere la strategia EU per la regione alpina. Nei discorsi di ieri ho visto grande interesse, e vi posso anche dire perché in questo momento, cerchiamo di finalizzare molti programmi e ieri in effetti siamo riusciti a lanciare circa 50 consultazioni per l'adozione dei nostri programmi di investimenti negli Stati membri e nelle regioni. Quindi questo è un programma molto ambizioso, e il nostro obiettivo è di adottare 2/3 dei fondi del programma multifondi per il 2014-2020 entro la fine dell'anno o all'inizio del prossimo anno. Questo è molto importante, penso, per tutti noi, perché ovviamente questo programma darà gli investimenti per i prossimi 7 anni in tutti gli stati, le regioni dell'Unione Europea, e ovviamente noi stiamo lavorando molto velocemente adesso
La qualità sarà sempre molto importante, non sacrificheremo la qualità per la velocità, perché questa, l'adozione di questi piani è possibile grazie alla collaborazione degli Stati membri, delle regioni e degli stakeholder. Ma adesso ritorniamo alla strategia alpina. Questo, come già stato detto dai colleghi, è la quarta strategia macroregionale che verrà varata, spero, nel 2015. Ma c'è ancora molto lavoro che deve essere svolto e penso che i colleghi già abbiano emesso il messaggio da parte della Commissione. È molto molto importante avere un impegno politico, ma ovviamente chiunque faccia parte di una strategia a diversi livelli di governance, a livello diverso come stakeholder, devono lavorare tutti assieme, e perché la collaborazione già esiste nella regione alpina e speriamo che poi questa collaborazione porti a risultati molto concreti e tangibili. È molto importante stabilire delle priorità e questo è già stato detto, ci sono degli errori di altre strategie che cercavano di occuparsi di tutto, ma ovviamente non erano poi molto efficienti. Quindi sono lieto di vedere, di notare che la strategia alpina focalizza l'attenzione su aree di priorità, cioè l'ambiente, la tecnologia, la logistica, l'innovazione. E ovviamente è molto molto positivo il fatto che questa prioritizzazione venga anche poi messa in atto. Cerchiamo di lavorare assieme a voi per garantire questo. È estremamente importante avere un risultato o un obiettivo ben chiaramente definito, e questo è quello che cerchiamo di fare anche con i nostri grossi programmi, perché come voi sapete questi interventi per i fondi di investimento dell'EU è un qualcosa verso il quale rivolgiamo molto attentamente la nostra attenzione e vogliamo essere certi che si evidenzino le vere esigenze. Vogliamo vedere i risultati che sono raggiungibili. Ad esempio nel nostro programma stiamo lavorando sull'utilizzo del corretto dei diversi indicatori, e anche per la strategia è molto molto importante avere questi risultati definiti e gli obiettivi ai fronti del quale si può misurare il successo. E abbiamo già stabilito, varato delle strategie per rendere il tutto più snello, stiamo lavorando, il lavoro è in corso, ma abbiamo anche dei buoni progressi, possiamo aiutare la strategia alpina per attestarsi allo stesso livello. Ora io spero che il mio commissario ha detto quello che aveva scritto nel suo discorso, che la prima strategia stabilita anni fa, c'era il concetto delle strategie macroregionali con tre aspetti, cioè per quel che riguarda l'adozione e la legislazione. Ecco, io sarò coraggioso da dire al punto che questi tre no che erano stati varati devono essere trasformati in tre sì, e penso di poterlo ripetere, perché in effetti questi tre sì saranno molto, molto più di valore rispetto a tre no. Sì a una migliore legislazione, sì a processi semplificati e sì verso un migliore allineamento dei finanziamenti disponibili. Ecco, come hanno detto i colleghi, ovviamente i nostri programmi principali, i nostri programmi TIC transnazionali, transfrontalieri, devono tutti prendere in considerazione gli obiettivi che sono presenti nelle strategie macroregionali quando si tratta di concepire le giuste misure. Non è che sono solamente i nostri programmi che sostengano le strategie, in realtà il valore aggiunto delle strategie è anche all'inverso, perché se c'è una strategia macroregionale in effetti può aiutare in concreto le regioni e gli stati membri che gli investimenti che provengano da fondi strutturali, non solo da noi, siano molto più efficienti, siano coordinati meglio e poi diano migliore risultato, perché le strategie macroregionali sono un'ottima base per la collaborazione, danno un'ottima piattaforma di partenza per misurarsi l'uno rispetto all'altro, per parametrarsi e anche per concepire le giuste misure, in modo particolare se si guarda all'ambiente e al trasporto. È ovvio che questi collegamenti
siano molto necessari, molto richiesti. Tutti sono collegati e lavorando a livello individuale, nessuno riuscirà mai a raggiungere un obiettivo in questo campo. E come abbiamo sentito dire da Jean-Marc e da altri oggi, anche nell'ambito dell'innovazione noi lavoriamo intensamente per stabilire delle strategie intelligenti e nelle varie regioni, e queste strategie saranno una base seria per proseguire l'investimento nell'ambito dell'innovazione, della ricerca e sviluppo. E qui ancora una volta i raffronti, lo scambio dei migliori esempi, la parametrizzazione l'uno rispetto all'altro, guardare le regioni che hanno ottimi risultati nell'innovazione, cercare di aiutare quelli che non hanno risultati così buoni a riprendere il terreno perduto. Per questo tipo di problematiche le strategie per le macro regioni sono un enorme valore aggiunto. Noi vediamo che queste strategie sono state molto attive anche per quel che riguarda la specializzazione intelligente, e veramente mi viene da suggerire che la strategia alpina rivolge la propria attenzione su questo scambio di pratiche per le strategie concrete, le misure che sono molto molto importanti per tutti in questa macro regione. Ho sentito e so che in questa regione in particolare c'è il collegamento tra le zone rurali e quelle urbane, le zone montuose sono molto importanti, e ovviamente è vero che noi tendiamo a focalizzare l'attenzione verso le aree urbane, ma penso che il nuovo ragionamento da portare avanti è il concetto della partnership urbano-rurale, si chiama RURBAN se non mi sbaglio. Molti eventi sono stati varati dagli Stati membri per cercare di trasformare questa controversia tra le zone rurali e urbane in una situazione di doppia vincita, perché nessuno può sopravvivere da solo e le città hanno bisogno delle zone montuose e rurali, viceversa le zone rurali non sopravviveranno mai senza città prosperose. Questo è il motivo città prospere. Questo è il motivo per cui può diventare una situazione di doppia vincita, e le strategie come quella alpina possono svolgere un ruolo cruciale nel dimostrare che questa è una cosa possibile. Ora penso di aver parlato abbastanza, so che voi dovete prendere treni o aerei, so che non ci sono scioperi, perché l'ultima volta in cui parlavo di una strategia alpina c'era lo sciopero dei treni e non sono riuscito poi a tornare a casa. Spero che oggi non mi succeda una cosa del genere. So che avete passato delle ottime giornate, come quello che verrà poi saranno dei passi concreti. La nostra collaborazione non si interromperà, bensì proseguirà in maniera ancora più vigorosa dopo questa conferenza, perché vediamo che c'è un grande impegno in questa strategia e questo ci consentirà di adottare la strategia nel 2015 e ufficialmente nel concludere, nell'esprimere le conclusioni finali, voglio esprimere la gratitudine e il ringraziamento alla Presidenza italiana, alla Regione Lombardia, al Consiglio europeo e voglio ringraziare tutti che hanno partecipato in questo evento molto importante, e sono assolutamente fiducioso del fatto che i contributi di questa discussione si concretizzeranno in risultati veri e propri e poi in azioni concrete in queste macro regioni, e questo è quello che ci porterà a maggior prosperità, crescita e posti di lavoro. Grazie molte per avermi ascoltato e buon pomeriggio. Thank you very much, Normans. This was actually the last. Vi ringrazio, quindi le ultime parole della Commissione oggi. Ora è mio piacere invitare il signor Raffaele Cattaneo, Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, per il suo discorso conclusivo. Thank you very much, Lena. It's a great pleasure for me to take the floor. Grazie Lena, grazie per avermi dato la parola. Alla fine di questa conferenza degli stakeholder, due giornate di davvero ottimo lavoro, e voglio innanzitutto chiedere un applauso per il Presidente Roberto Maroni e tutto lo staff della Regione Lombardia che ha organizzato questi due straordinari giorni di conferenza degli stakeholder. Per due giorni abbiamo visto in questa bellissima struttura
gli speaker. Credo che ora, alla fine di queste giornate, dobbiamo guardare in alto, dobbiamo guardare il tetto, dobbiamo guardare il cielo. Vedete il grattacielo della regione Lombardia che punta al cielo. La mia domanda è: qual è il cielo della strategia EUSALP? Qual è la prospettiva politica? Cosa cerchiamo? Ora passerò in italiano per alcune parole sulla nostra prospettiva politica. La prima considerazione è questa: qualche volta la vita è generosa e permette di vedere realizzata una prospettiva che in passato era stata auspicata. Voglio dirlo con un ricordo biografico. Nel 1988 io vinsi una borsa di studio della Camera di Commercio di Milano e cominciai a lavorare con Piero Bassetti, che è qui in aula e che allora era Presidente della Camera di Commercio di Milano. Mi mise in mano due volumi grandi così, appena pubblicati da un editore milanese, la Iaca Book, che contenevano gli atti di un convegno che si era svolto l'anno prima a Lugano. Il convegno si intitolava «Le Alpi per l'Europa, una proposta politica», 1988. Fatemi leggere poche righe delle conclusioni della prolusione di Feliciano Benvenuti, un giurista che aveva aperto quel convegno e che ieri con il sottosegretario Bressa abbiamo ricordato per quello che fu allora un intervento di visione che oggi sotto i nostri occhi si sta realizzando. Diceva Feliciano Benvenuti, apro la citazione: «Forse sta sorgendo l'alba di un tempo nuovo, dove gli stati nazionali, fondati sull'astrazione delle persone giuridiche territoriali, sono destinati a venir meno, dove questi stati impersonali e apparentemente obiettivi potranno diventare stati fondati sui rapporti personali, e cioè su rapporti eminentemente soggettivi. Basterebbe pensare all'esistenza della Cotrao, dell'Arghe Alp, di Alpe Adria, per riconoscere che esistono ben più che le premesse di una vivificazione di quegli elementi che spingono a riconoscere l'esistenza e l'importanza delle affinità, degli interessi e degli ideali comuni delle popolazioni che, pur divisi in differenti stati nazionali, vivono nelle Alpi e sentono la necessità di unirsi e di mettere in comune le proprie esperienze e le stesse ambizioni, ma anche la stessa esistenza di comunità transnazionali». 1988. Se riusciremo a credere che gli stati nazionali possono almeno coesistere con quelli che ho chiamato gli stati particolari, se riusciremo a intuire questa realtà come preludio a una realtà di domani, allora potremo essere consapevoli che gli sforzi di oggi, che questo incontro tra uomini delle Alpi, non rimarrà confinato al volume degli atti, ma sarà uno dei mezzi che finiranno per imporre la coscienza di questa realtà. Ecco, credo che non sia rimasto negli atti quel pensiero. E lui concludeva dicendo così: «Le Alpi per l'Europa significa che per le Alpi è possibile immaginare l'esistenza di una entità non statuale, ma pur dotata di quei caratteri che possono essere tipici di un'entità regionale, di un modo cioè per attuare anche quel modello, appunto, non statuale che è proprio dell'Europa, una comunità che non vorrà tanto essere territoriale quanto imperniata su una identità di interessi e di bisogni. Interessi e bisogni, si intende, non puramente economici, ma illuminati da quella idealità che viene da comuni tradizioni di storia e di pensiero». È una citazione lunga, ma dice qual è la prospettiva a cui dobbiamo lavorare: una comunità di interessi e bisogni costruita su una identità culturale che va oltre gli stati nazionali. Questa è la prospettiva che io credo abbia la nostra strategia. Un secondo punto: l'Europa oggi sta soffrendo, non lo voglio dire anche qui con parole mie, ma con una citazione più breve di Papa Francesco nel discorso che ha tenuto settimana scorsa a Strasburgo. Egli diceva: «Si può poi constatare che nel corso degli ultimi anni, accanto al processo di allargamento dell'Unione Europea,
è andata crescendo la sfiducia da parte dei cittadini nei confronti di istituzioni ritenute distanti, impegnate a stabilire regole percepite come lontane dalla sensibilità dei singoli popoli, se non addirittura dannose. Quanto è vera questa affermazione di Papa Francesco? In Italia, 5 anni fa, 2 italiani su 3 vedevano nell'Unione Europea un motivo di fiducia, di speranza per il futuro. Oggi la percentuale è ribaltata. 2 su 3 sono critici, solo 1 su 3 vede nell'Europa una speranza. E Papa Francesco proseguiva dicendo, questa immagine bellissima, da più parti si ricava un'impressione generale di stanchezza, di invecchiamento, di un'Europa nonna, non più fertile, non più vivace, per cui i grandi ideali che hanno ispirato l'Europa sembrano aver perso forza attrattiva in favore dei tecnicismi burocratici e delle sue istituzioni. Sì, è così. Noi viviamo un'Europa nonna, che la gente sente distanze. Bene, dove ritroverà l'Europa la sua vivacità, se non nelle comunità locali, se non nella capacità del protagonismo dei tanti territori che la costituiscono, se non nella forza di chi vive nell'Europa delle periferie, non nell'Europa delle burocrazie, di voler ritornare protagonista della costruzione europea. Ecco, questo allora è l'altro significato della strategia macroregionale alpina. Territori che vogliono ritornare a essere protagonisti del percorso di costruzione dell'Europa per ridare contenuti ai loro ideali. Questo è il compito delle regioni. Questo compito storico oggi tocca alle comunità regionali. Noi riusciremo a ricostruire l'Europa dei popoli se ridaremo fiato alla prospettiva dell'Europa, delle regioni e dei territori. Questo è il nostro compito, questo è il senso della strategia macroregionale alpina, secondo me, nel suo più profondo significato politico. In questo io vedo un ruolo particolare anche per i parlamenti regionali. Facciamo mente locale, siamo nel 2014. 100 anni fa, non 1000 anni fa, 100 anni fa, l'Europa era alla vigilia di una straordinaria guerra drammatica in cui si è letteralmente fatta a pezzi, sparandosi l'uno contro l'altro, e le Alpi sono stati il fronte, uno dei fronti più drammatici di questa guerra. 100 anni dopo dobbiamo ribadire che l'alternativa ai fucili, l'alternativa alla spada è la parola, è la forza del confronto, del dialogo, dell'ascolto delle regioni, e questo avviene innanzitutto nelle istituzioni della democrazia, nei nostri parlamenti. Allora noi dobbiamo, iniziative come queste ne sono il senso, parlare di più, comprenderci di più, intenderci di più, perché questa è l'unica alternativa al fatto che l'Europa ritorni a farsi a pezzi. Allora concludo, terzo punto, con alcune brevi sottolineature sul merito della strategia, sul lavoro fatto in questi giorni. Io credo che ci siano alcune considerazioni molto positive. La prima è che certamente i pilastri che abbiamo messo alla base di questa strategia sono quelli giusti. Il lavoro di questi 2 giorni ha confermato che la strategia macroregionale deve continuare a ruotare su 3 parole: competitività, accessibilità, sostenibilità. Sono le 3 parole giuste su cui reggere la nostra strategia. Però dobbiamo individuare delle priorità, ci ricordava prima Lena Anderson, poche priorità, concrete priorità, e dobbiamo sciogliere alcuni nodi. Provo a dare un contributo. Quali priorità? Ne indico 5, che certamente servono anche a priorità trasversali. Prima qualcuno ricordava, applaudito, la necessità di contrastare lo spopolamento. Qualcun altro ricordava la necessità di sbloccare la creatività, certo, ma come lo possiamo fare? Indico 5 punti. Il primo, riportare opportunità di lavoro nelle Alpi, di lavoro e di iniziativa per le piccole imprese. Dobbiamo costruire strumenti che riportino lavoro e imprese nelle terre alte. Secondo, dobbiamo usare i fondi europei insieme, non progetti di ogni singolo territorio, ma progetti costruiti insieme. Terzo, dobbiamo colmare il divario, e qui le riflessioni fatte sull'importanza delle nuove tecnologie, in particolare di portare la banda larga nei territori alpini, credo sia la risposta più concreta per colmare il divario di cui ancora soffrono le aree rurali e montane. Quarto, dobbiamo gestire le risorse ambientali, ma non possiamo farlo in un'ottica locale, dobbiamo farlo in un'ottica
macro regionale. Quinto, lo dico pensando soprattutto agli amici elvetici, dobbiamo risolvere i nodi del lavoro trasfrontaliero, che non può essere un problema, ma deve continuare a essere una grande opportunità di dialogo di qua e di là delle frontiere. Questi mi sembrano 5 contributi concreti al lavoro che dovremo fare. Ma abbiamo anche alcuni nodi da sciogliere e voglio chiudere su questi. Un primo, abbiamo bisogno di una Commissione europea, qui mi rivolgo a Lena Anderson e a tutta la DG Regio, a cominciare dal commissario che è stata con noi e la ringraziamo per questo, che non intenda la strategia macroregionale come una strategia top down, ma che la intenda e la costruisca come una strategia bottom up, che nasce dal territorio, che si costruisce col territorio, non che viene calata dagli uffici di Bruxelles. E in questo abbiamo bisogno di una Commissione europea che sappia valorizzare le diversità. Troppo spesso io ho l'impressione che la preoccupazione della Commissione europea sia quella di costruire una sorta di uomo europeo medio, che non esiste e non esisterà mai. Mi auguro di non vedere mai l'alba del giorno in cui compare l'europeo medio che annulla le diversità. Io mi auguro che l'Europa rimanga una costruzione sinfonica, fatta di tante realtà diverse, ognuna orgogliosa delle proprie specificità, e che la Commissione sappia agire come un direttore d'orchestra, non come un pifferaio, perché poi sappiamo dalla favola di Andersen che il pifferaio magico porta tutti ad annegare nel fiume e noi non vogliamo vedere questo destino. Un secondo nodo, abbiamo bisogno di risolvere il problema del coordinamento di questa strategia. E io qui segno un punto di differenza, per esempio con il pensiero degli amici austriaci, punto di differenza che discuteremo anche domani nel Comitato delle Regioni con alcuni emendamenti proposti anche da me e da Soulages al parere del coordinatore Van Staa. Io non credo che questa strategia abbia bisogno di un unico coordinatore, di un unico rappresentante speciale. Io credo che ci voglia un lavoro comune e che ci voglia un comitato di coordinamento che dia voce a queste differenze, che possano lavorare tutte insieme. Delegare questo compito a un unico coordinatore a me sembra un errore. E infine, un ultimo punto, noi abbiamo bisogno di progetti emblematici. Questa strategia vincerà se saremo capaci di mettere in campo progetti emblematici, concreti, che siano costruiti con il contributo di tutti. Non c'è bisogno dell'approccio top-down della Commissione, non c'è bisogno dell'approccio top-down neanche delle regioni e dei territori. Lavoriamo in questa strategia insieme agli stakeholders, che oltre alle istituzioni sono le rappresentanze dell'economia, della società, della cultura, che devono sentire loro le proposte e i progetti di questa strategia. Ecco, io credo che se faremo così, allora quello che abbiamo, a cui abbiamo dato vita oggi, è un trampolino di lancio per una macro regione alpina che possa essere anche sul piano politico una strada da indicare a tutta l'Europa per il suo futuro. Grazie e buona continuazione e buona fortuna per questi lavori. Thank you very much. Now I'm happy. Grazie, ora ho il piacere di dare la parola al dottor Parolo della Regione Lombardia per alcune parole conclusive. Buongiorno a tutti, e io inizierei con i ringraziamenti, che non sono ringraziamenti formali, ma sono ringraziamenti veri, ringraziamenti sostanziali ai cittadini, agli stakeholders che hanno dato vita, hanno reso viva questa conferenza finale della strategia macroregionale alpina. Qui a Milano siamo venuti in tanti per testimoniare un evento straordinario, per testimoniare un momento di partecipazione vera dei cittadini e di tutti noi a fianco delle istituzioni alla costituzione della strategia macroregionale alpina. Vorrei aggiungere a questi ringraziamenti veri anche il ringraziamento per gli esperti che hanno animato le 3 sessioni tematiche di questa mattina, soprattutto a tutti, ai direttori, ai funzionari della Commissione europea,
che hanno il compito di raccogliere tutti gli input, e sono tanti, e i numerosissimi interventi, alcuni veramente molto pertinenti, per avviare la scrittura del piano di azione della strategia macro-regionale alpina. Oggi inizia il vero lavoro, mettere a regime, fare una sintesi rispetto al contributo che ci è stato fornito in questi due giorni. Il ringraziamento infine alle strutture organizzative della DG Regio, della Presidenza italiana del Consiglio europeo e quindi al Ministero degli Affari Esteri di Regione Lombardia, a tutti i collaboratori, la maestranza che hanno intensamente lavorato per la buona riuscita di questa conferenza, che è risultata essere un evento, come dicevo, significativo nel procedimento di approvazione di EUSALP. Spetterà ad altri tirare le somme e ragionare sulle numerose proposte che si sono sentite questa mattina e ieri, pilastro per pilastro, e quindi sintetizzare la direzione nella quale si muoverà la strategia macro-regionale. A noi preme sottolineare che in un clima di grande collaborazione ed impegno si sono confrontati centinaia di stakeholders arrivati da tutta Europa, con l'unico scopo di costruire una strategia diversa, una modalità di cooperazione tra le regioni, tra i popoli europei. Abbiamo avuto l'immagine concreta di qualcosa che stiamo costruendo dal basso, insieme ai nostri cittadini, cercando di abbattere le barriere che hanno sempre separato la politica, l'Europa, dai cittadini stessi. Abbiamo dimostrato che le regioni alpine costituiscono veramente il cuore dell'Europa, uno spazio unico, un territorio omogeneo per valori, tradizioni, senso di appartenenza, e che è interesse comune ridurre ancora di più le distanze, bilanciare lo sviluppo a volte eccessivo e impetuoso delle aree metropolitane con quello a volte statico o stagnante delle aree montane. E questo è uno dei temi che è stato toccati. Direi che è soprattutto emersa una grande preoccupazione da parte non solo degli abitanti delle montagne, ma anche degli studiosi, delle associazioni ambientaliste, appassionati della montagna, che con questa strategia ritenuta forse eccessivamente ampia, allargata a 70 milioni di abitanti, non si facciano veramente gli interessi della montagna. Permettetemi di dire che per me, che sono eletto nel nostro Parlamento regionale in rappresentanza della provincia di Sondrio, unica provincia interamente montana della nostra regione, vale esattamente il contrario. Fin dall'inizio abbiamo avuto chiaro un mandato che ci hanno dato i nostri cittadini, ovvero quello che la strategia avesse come valore aggiunto, vera spina dorsale delle future azioni, il mutuo vantaggio tra le aree di montagna e le aree di pianura. E come si è finito, oppure come si è finito a chiamarle, le aree circostanti le Alpi. Non è mio compito, come dicevo, tirare le conclusioni, ma mi permetto di aggiungere una considerazione che forse sintetizza tante preoccupazioni espresse. La sfida da vincere è quella di dare adeguata rappresentanza ai territori alpini, a quelli montani, a quelli veramente montani. Adeguata rappresentanza significa non solo garantire la presenza istituzionale, ma anche e soprattutto modalità di autogoverno specifico e possibilità di valorizzare le risorse delle Alpi e dei suoi territori. Penso all'acqua su tutto, la grande risorsa che caratterizza le nostre montagne, che caratterizza le Alpi. Dare possibilità di autogoverno significa dire, come è già stato detto, alla Commissione europea, al Consiglio d'Europa, al Parlamento europeo, che a volte bisogna fare un passo indietro, che non si può pretendere con una sola legge di governare tutti i popoli delle Alpi. La scommessa da vincere, dicevo, è quella di trovare un equilibrio soddisfacente per lo sviluppo delle nostre regioni, e lo si può fare costruendo idealmente un ponte che metta in rete la forza ambientale ed energetica della montagna con la forza economica e innovativa delle aree urbane.
E questo mutuo vantaggio che dovremmo sforzarci di tenere sempre in evidenza come nostra stella polare, perché EUSALP sia effettivamente, come ha detto il Presidente Maroni, un laboratorio di innovazione e ricerca per un nuovo modello di sviluppo economico in Europa, qualcosa in grado di sviluppare e trascinare verso la crescita tutta l'Europa e non solo i 7 paesi e le 48 regioni della strategia macro-regionale. L'impegno che mi sento di assumere a nome di Regione Lombardia e quindi anche a nome dello Stato italiano, visto che noi coordiniamo le regioni italiane e che porteremo all'interno dello steering committee, è quello di essere inclusivi, nel senso di coinvolgere per quanto possibile tutte le associazioni di cittadini, di interessi diffusi, esperti e istituzioni locali a tutti i livelli. E poi di tenere sempre in mente, come dicevo, il bilanciamento tra i vari interessi all'interno dei territori. È il metodo che abbiamo usato per organizzare questa conferenza finale degli stakeholders, coinvolgimento totale dei cittadini e non solo delle istituzioni. Con questi due obiettivi di metodo crediamo si possa raggiungere un'intesa profonda con le regioni e gli stati coinvolti e procedere senza indugio a individuare quei progetti macro-regionali che possono far capire ai cittadini che questa è la dimensione giusta per affrontare i grandi problemi, problemi difficili e globali come ad esempio l'inquinamento, la ripresa economica o lo spopolamento delle montagne che nessuna istituzione regionale o statale oggi può affrontare da sola. Permettetemi di dire in conclusione che in questi due giorni, con la straordinaria e appassionata partecipazione di tante regioni, al fianco degli stati e a fianco dei cittadini, abbiamo posto le basi affinché la strategia macro-regionale alpina sia veramente un laboratorio per quell'Europa dei popoli, tanto agognata e almeno nelle dichiarazioni, condivisa da tutti. Abbiamo lavorato per il futuro dei nostri popoli. Thank you very much, Mr. Parolo. Grazie, signor Parolo. Adesso ho l'onore di presentare l'ultimo. Please. Bene, ho il piacere di annunciare l'ultimo ospite, Presidente Maroni. Grazie a tutti, sono rimasto molto colpito e impressionato dal lavoro di questi due giorni. La Regione Lombardia si è molto impegnata per organizzare questo evento con la Commissione europea, che ringrazio per il sostegno convinto che ha dato a questa iniziativa, con il governo italiano, con gli stakeholders. Sono rimasto impressionato dai contenuti, dalle cose che sono uscite, dalla passione di chi ha portato il suo contributo, che mi conferma che questa è la strada giusta, che possiamo dire che da oggi le regioni, queste regioni, sono diventate adulte sul piano internazionale, che vogliono giocare un ruolo sul piano europeo, avendo un rapporto diretto con le istituzioni europee. Vogliamo diventare i protagonisti, noi regioni, della macro-regione alpina, di quella che da oggi può essere vista come la nuova Europa, l'Europa delle regioni, l'Europa dei popoli, un'Europa che funzioni di più e meglio di come funziona oggi, di come viene percepita dai cittadini. Abbiamo questo compito importante, straordinario, affascinante e io mi sono convinto dopo questi due giorni che ce la possiamo fare. Abbiamo questa responsabilità e mi ha fatto molto piacere la presenza ieri della commissaria Creu. Ho avuto modo di scambiare anche con lei delle opinioni,
dei commenti e mi è sembrata carica di energia, carica di positività. Vede nelle regioni, in queste regioni, in questa iniziativa, vede la commissaria un interlocutore vero che non deve passare attraverso altre istituzioni, attraverso i ministeri degli esteri, ma che può rappresentare un rapporto diretto, che vuole avere un rapporto diretto con noi. Dipende da noi adesso, dipende da noi mettere a frutto le iniziative, le proposte che sono uscite, dipende da noi riuscire a creare una macroregione e non tante componenti divise dalla lingua, dagli stati, dai confini, dall'essere a nord e a sud delle Alpi. Dipende solo da noi. Se ce la faremo, e sono sicuro che ce la faremo, beh, avremo contribuito davvero a cambiare le istituzioni, a rendere più moderna le nostre istituzioni e l'Europa. Io voglio garantire, concludo, l'impegno di Regione Lombardia, non solo come temporaneamente coordinatore delle regioni italiane, ma l'impegno costante su tutti i fronti in questo progetto. Noi siamo pronti a sostenere in ogni occasione, lo faremo già da domani, la prosecuzione, la conclusione positiva di questa iniziativa, perché nasca davvero, io credo per la prima volta, una macroregione con la M maiuscola, che possa davvero essere, lo ripeto, l'interlocutore delle istituzioni europee a esclusivo vantaggio dei nostri territori, dei nostri concittadini. Concludo con i ringraziamenti dovuti alla Commissione, al Governo, ai colleghi presidenti delle regioni e allo staff di Regione Lombardia, a cui voglio davvero fare un applauso per l'organizzazione straordinaria di questo evento. In 3 giorni è stata montata questa struttura. Potevamo usare le sale della regione, potevamo andare in un posto qui fuori a Milano, ce ne sono di sale grandi come queste, ma abbiamo voluto farla qui, sotto il nostro palazzo, dentro, nel cuore del nostro palazzo, perché ho voluto dare davvero il significato che la regione c'è e che questa è un'iniziativa su cui la regione Lombardia ha investito e vuole investire davvero. Grazie davvero allo staff di Regione Lombardia, grazie infine a Piero Bassetti per quello che ha fatto, per la sua storia, per l'intuizione che ha avuto, per il sostegno che ha dato a questo progetto e, caro Piero, per il sostegno che darai anche da qui in avanti. Non pensare di andare in pensione, perché la macroregione delle Alpi, la Regione Lombardia, ha ancora bisogno di te. Grazie a tutti, buona giornata. Dear colleagues, then it's time for me to officially close. Bene, con questo chiudiamo ufficialmente questi 2 giorni dello stakeholder event. A voi i miei migliori auguri per il massimo successo per la strategia regionale nella macro regione alpina. Desidero ringraziare tutti quanti hanno partecipato tutti quanti sono stati coinvolti nella preparazione e tutti quanti hanno preso la parola. Ringrazio anche il pubblico, tutti gli stakeholder, gli oratori, gli esperti, i facilitatori, i presidenti delle varie sessioni. Regione di Lombardia e alla presidenza italiana. Thank you very much. Bye.